ha tagliato il traguardo delle 55 edizioni il percorso espositivo di Cortona Antiquaria, che fino a domenica 3 settembre ritorna ad animare il cuore della cittadina etrusca. La mostra è promossa dal Comune di Cortona con il sostegno di Banca Popolare di Cortona, Camera di Commercio di Arezzo, Fondazione Nicodemo Settembrini, Centro Affari e Convegni di Arezzo con l'organizzazione della Cortona Sviluppo e la collaborazione di Furio Velona Antichità che segue la direzione scientifica. Un appuntamento capace di coniugare il fascino specialistico delle opere di antiquariato a eventi mondani, dalle degustazioni con aperitivo alle mostre collaterali, dalle conversazioni d'autore al premio che dal 2001 viene conferito a personaggi che hanno un legame. Tra gli eventi collaterali da segnalare l'esclusiva mostra Infinito Leopardi, il manoscritto originale e il suo contesto storico, che ospiterà la prima stesura della celebre opera. Abbiamo portato qua dal Comune di Visso, grazie alla collaborazione di Sistema Museo, il manoscritto autografo dell'Infinito di Leopardi. Una grandissima emozione è stato vederlo sistemato all'interno dei nostri palazzi cortonesi, vederlo con le correzioni stesse di Giacomo Leopardi. Un'operazione di solidarietà, ma una operazione di solidarietà particolare. Noi vogliamo dimostrare che la cultura è vita e la cultura è il primo mattone per ricostruire, per creare sviluppo e per ripartire. E questo è il messaggio che vogliamo dare ai comuni terremotati che in questo momento soffrono, ma che al loro interno hanno una grande ricchezza culturale. In questo viaggio sentimentale si incontrano molte arti, si incontra sì il turismo, si incontra la possibilità di avere lavoro, ma si incontra soprattutto la possibilità di provare emozioni e siccome noi siamo carne e sangue non sappiamo vivere senza emozioni.